grazie Mauro per l'invito, grazie a Origin Italia e grazie anche per la bella introduzione. Allora, la richiesta, la proposta di Mauro è stata quella di fare delle riflessioni sul rinnovamento strategico nelle PMI agroalimentari, un tema chiaramente gigantesco, molto grande, su cui ci sarebbero tantissime cose da dire. Poi vi devo dire la verità, queste conferenze online mettono sempre un sacco di pressione, perché so che dietro la finestra di YouTube avete la mail che pulsa, quindi voglio provare a dirvi poche cose, ma che siano in qualche modo interessanti o stimolanti e ci consentano di avviare una riflessione. Parto da una storia e vediamo se questa storia provoca in voi le stesse reazioni che provocò in me. 1997, non vi parlo di food come vedete dalle foto. 1997, Hong Kong passa nuovamente dopo 157 anni dal Regno Unito alla Cina, e c'è un signore che si chiama Raja Daswami, un sarto di Hong Kong che faceva gli abiti per gli operatori expat, quindi per gli inglesi che vivevano a Hong Kong. A un certo punto si trova ad avere tutti questi suoi clienti che acquistavano degli abiti da lui, li vede ritornare a Londra e si deve reinventare un business, si deve reinventare un mercato. Che cosa fa? Molto rapidamente, in modo agile e furbo, mette in piedi un sito, piccino, niente di stellare. In questo sito dice: sarò a Londra la prossima settimana dal 2 al 4 marzo, sarò a Sydney dal 18 al 21 settembre, sarò in questa stanza, se venite lì vi prendo le misure. Parte con gli aerei, armato di un computer cellulare, un telefonino, scusatemi, un computer, un telefono cellulare, poco altro, si fa trovare in queste sale, in queste camere d'albergo, prende le misure ai clienti, le manda ai suoi dipendenti a Hong Kong, che nel giro di 4-6 settimane confezionano degli abiti molto belli, formali, da uomo, c'è una tradizione in Cina, nella sartoria, e glieli consegna a casa. Quando conobbi questo caso, è un caso che ha avuto moltissima risonanza su Forbes, Financial Times, sulle grandi pubblicazioni internazionali di finanza ed economia, rimasi stupito non solo dalla velocità di Raja, ma rimasi stupito dal fatto che vendeva degli abiti fatti prevalentemente con tessuti italiani. Ditene uno, Zegna, Loro Piana, Cerruti, ci sono tutti quanti. E mi chiesi, abbiamo in Italia, come hanno anche lì a Hong Kong, ma di sicuro non credo siano comparabili, una grande capacità produttiva, abbiamo le competenze, abbiamo la tradizione. Tuttavia questo signore è riuscito in qualche cosa che molte imprese della sartoria italiana fanno fatica a mettere in atto, cioè cambiare molto rapidamente di fronte a una crisi. Nel 97 gli sono spariti di casa, da sotto casa, i clienti, in modo molto rapido, molto veloce, senza grandi complicazioni, aereo, computer e telefono cellulare, è riuscito a reinventarsi espandendo il proprio business a livello internazionale, acquistando o conquistando quote di mercato rilevanti, insomma crescendo e diventando un piccolo caso. Oggi ha più di 500 dipendenti. Ecco, di fronte al Covid vorrei evitare l'effetto sorpresa di vedere aziende, paesi, territori che hanno di sicuro qualità ma non comparabili a quelle italiane, riuscire nel trasformarsi rapidamente e agilmente e riuscire a cogliere delle opportunità mentre magari noi ci stiamo ancora un po' guardando in giro. Quindi proviamo a ragionare su quali sono, a livello di impresa, di organizzazione, perché poi io di questo mi occupo, proviamo a capire quali sono degli atteggiamenti, dei modi di affrontare la crisi che si sta proponendo e le trasformazioni che si stanno proponendo come conseguenza dell'economia. Lo so che mettere questo titolo a questa slide potrebbe suonare un po', come dire, eccessivamente ottimista. In questi giorni leggiamo sui giornali che, insomma, la pandemia ha tutt'altro che positivo il quadro che ci ha introdotto. Molte aziende, molte persone sono in grave sofferenza. Mi piace tuttavia pensare che stia aprendo, senza andare sempre sul solito cliché della parola crisi in cinese che significa opportunità e quant'altro, mi piace pensare che si stiano effettivamente aprendo delle opportunità. E c'è questa frase di Lenin che mi ha sempre colpito, no? Lui diceva: ci sono decenni in cui non succede nulla e poi settimane in cui succedono decenni. Vi faccio vedere questo numero sull'e-commerce, ma non mi interessa parlare dell'e-commerce, ma è solo per darvi la dimensione dell'accelerazione che alcune trasformazioni hanno avuto negli ultimi anni. L'e-commerce negli Stati Uniti diventa un fenomeno relativamente visibile intorno al 2000, cresce anno su anno fino al 2020 dell'1%. Nel 2020 il tasso di penetrazione dell'e-commerce su tutti gli acquisti retail negli Stati Uniti era pari al 16%. Guardate cosa succede poi
in 8 settimane, che sono quelle di fatto marzo e aprile 2020, quindi in occasione del lockdown, passiamo da un tasso di penetrazione del 16-17% al 27%. Mettete su un grafico simile qualsiasi trasformazione, non solo l'e-commerce, metteteci il cambiamento nei consumi, le cose di cui parlava Mauro all'inizio, l'attenzione ai nuovi stili di vita, i cambiamenti nelle abitudini, nelle preferenze di scelta delle proprie destinazioni turistiche di cui parlava Roberta, tutto quanto, e vedrete che la pandemia, il Covid, sono stati dei formidabili acceleratori di tendenze che già c'erano prima. Ma hanno impresso una velocità impressionante, hanno dato una velocità impressionante a questi cambiamenti e ci pongono di fronte alla necessità di cambiare altrettanto rapidamente, ci pongono di fronte alla necessità di ripensare le strategie delle nostre imprese in modo molto rapido. Il rischio è di perdere altrimenti una finestra di opportunità molto interessante e molto importante. Quali sono, a mio avviso, e semplifico un po' brutalmente, tuttavia in 15 minuti avevo bisogno di pescare qualche cosa a mia discrezione e provare a puntare la vostra attenzione solo su alcuni temi. Quali sono grandi traiettorie di cambiamento che sono state accelerate e che saranno sempre di più importanti nel prossimo futuro post-pandemia? Da primo, i mercati. Ne avete parlato, ne hanno parlato gli speaker precedenti. Abbiamo di fronte un consumatore che sta portando, come conseguenza degli anni passati e soprattutto della pandemia, sta portando le proprie preferenze su nuove priorità. Il benessere e la salute come derivato sono un fattore importante oggi nelle scelte di consumo. Nel mondo anglosassone oggi si parla di hygiene obsession, l'ossessione per l'igiene, quindi anche l'ossessione per la pulizia, l'ossessione per l'igiene nei processi produttivi e quant'altro. Sta diventando un fattore importante a guidare le scelte dei consumatori. Tutto il tema della sostenibilità. Pensate a quanto le cose che ci ha raccontato Mauro all'inizio, quindi una consapevolezza ormai trentennale, direi, sugli impatti delle attività umane sul clima, siano stati accelerati proprio dal Covid. Ci siamo accorti, poi la causazione è ancora un po' da provare, ma ci siamo accorti che i territori più inquinati sono anche quelli nei quali si espandeva più rapidamente il virus, infettava sempre più persone. Questo, come dire, ha riportato in agenda forte, nell'agenda di tutti i cittadini e di tutti i consumatori, il tema della sostenibilità, che sarà un grande motore di sviluppo dei mercati e dei consumi nei prossimi anni. Seconda traiettoria, su questo faccio un po' l'economista, ma credo sia importante puntare il nostro faro, il nostro radar su questi temi. Durante l'ultimo anno, le aziende che non sono andate bene, che hanno sofferto, se volete, la frustata della pandemia, rischiano la sopravvivenza, ma quelle che sono andate bene, sono andate spropositatamente bene. Oggi ci troviamo sui mercati di fronte a una serie di operatori, sia a valle nella distribuzione, sia a monte nelle filiere che poi riforniscono molte delle aziende che immagino siano rappresentate qui oggi. Troviamo delle aziende che hanno saputo approfittare di mercati che si sono aperti durante la pandemia, hanno accumulato molta cassa, molte risorse. In virtù della propria robustezza nell'anno passato hanno anche avuto un certo sguardo di favore da parte del mondo del credito, da parte del mondo della finanza in generale, quindi possono accedere oggi a fondi freschi relativamente a buon mercato. Possono anche fare leva su una quantità, direi inedita, di fondi pubblici sotto forme tra le più diverse che sono state immesse nel sistema negli ultimi anni per fare che cosa? Per acquisire strutture, asset da parte delle aziende che invece stanno soffrendo e che stanno pian piano, o forse anche velocemente, abbandonando le proprie posizioni sul mercato e si trovano costrette a vendere. Pensate, giusto per fare dei riferimenti molto recenti, Nestlé, che si compra poche settimane fa, se non ricordo male, Freshly. Quindi l'idea che questi grandi del food internazionale stiano comprando startup che sono cresciute molto rapidamente nel settore del delivery. O pensate come, per esempio, a valle Carrefour l'anno scorso, nell'anno della pandemia, abbia segnato a livello mondiale i risultati più positivi in termini di vendite degli ultimi anni, sia riuscita a portare a compimento un piano di risanamento e di riduzione feroce dei costi iniziato nel 2018 che le ha portato 3 miliardi di avanzo, quindi risorse fresche da poter investire magari in operazioni di consolidamento. Insomma, l'impressione mia e non solo è che chi è andato bene in quest'anno abbia accumulato risorse a sufficienza per poter acquisire operatori a monte e a valle e quindi un po'
cambiare il quadro con cui si confrontano le nostre aziende, sia in termini di potere di chi sta a valle della distribuzione, sia in termini anche di condizioni di approvvigionamento su chi sta a monte, quindi i nostri fornitori. Ultimo importante punto, se ne è parlato in diversi dei passaggi precedenti, le tecnologie. Negli ultimi anni abbiamo visto come il consumatore, da una parte, utilizzi sempre di più il digitale come strumento di acquisizione delle informazioni, strumento per comprare cose, la prima slide che vi ho fatto vedere, sempre di più voglia il digitale come uno dei canali attraverso i quali poter avere esperienze di consumo e poter comprare, sentire, informarsi, andare in negozio ma comprare online, informarsi online e comprare in negozio e viceversa. Quindi da una parte il digitale sta cambiando di molto i comportamenti dei mercati a cui si rivolgono le imprese, soprattutto dell'agroalimentare. Dall'altra parte il digitale, se ci pensate, può essere e comincia ad essere, a mio avviso, anche un'importante forza di trasformazione in tutto ciò che sta a monte. Negli ultimi anni, nell'ultimo anno, complice il lockdown, complici chiusure delle frontiere, complici le chiusure dei macelli tedeschi, per esempio, l'anno scorso, ciò che abbiamo visto è stato il rischio di una possibile interruzione delle filiere, una possibile interruzione dei flussi di approvvigionamento e di distribuzione. Il digitale sarà un importante strumento per poter, per esempio, differenziare le fonti di approvvigionamento e integrare i miei sistemi con quelli di diversi fornitori in giro per il mondo, in giro per l'Italia. Potrà consentire, per esempio, di tracciare in modo preciso e in modo credibile i processi produttivi per poi rassicurare quel consumo che vuole igiene, pulizia, salubrità, mancato sfruttamento, come raccontava all'inizio nella sua presentazione in CSQA, evitare per esempio situazioni di sfruttamento del lavoro minorile e così via. Quindi la tecnologia, il digitale, risulta essere un acceleratore di grandi cambiamenti per le nostre imprese e può essere un'opportunità da cogliere al balzo. Quindi, da ultimo, che cosa devono fare le nostre imprese? E vado a concludere con la prossima slide con una mappa. Devono rivedere i propri modelli di business, una parola che viene utilizzata spesso, ma a mio avviso anche a sproposito. Che cosa significa? Ripensare a come producono valore per un cliente che è sempre più diverso, sofisticato, a seconda di dove sta, a seconda dell'età che ha, a seconda delle abitudini di consumo. Deve pensare soprattutto a come quel valore tuttavia viene distribuito all'interno di relazioni di fornitura. Posso essere l'azienda più brillante del mondo, posso avere il prodotto migliore del mondo e venderlo nel modo migliore del mondo, tuttavia se poi sono ostaggio di distributori o fornitori che si avventano sui miei margini e rendono difficile a me come impresa riuscire a generare profitti e utili per poter crescere, in realtà è un'innovazione che serve a poco. Quindi mi interessava portare l'attenzione di chi ci ascolta oggi non solo sulla necessità di innovare con strategie brillanti, originali e luccicanti, ma poi pensare anche a come ci si confronta con un insieme di operatori e di attori che ci stanno a monte e a valle che rischiano di intaccare quel valore che generiamo. Se queste, non lo so se le condividete, questo è un po' il mio pensiero, sono delle traiettorie di sviluppo, come si deve comportare un'impresa? Ripeto, io parlo di singole organizzazioni perché quelle studio, quelle vedo e su quelle credo di poter dare un contributo. A me non piace mai dare, sapete, quelle traiettorie, quelle parole chiave, sarà l'era del prodotto sostenibile, del green product, di questo o quell'altro. Non, credo non sia così facile trovare sempre un futuro uguale per tutti. Credo sia più importante porre l'attenzione su cosa possono fare le imprese per essere robuste e veloci nel trasformarsi a fronte di qualsiasi shock o cambiamento possa avvenire e a fronte delle trasformazioni che il Covid porterà nelle economie di mezzo mondo. Primo, credo sia importante trovare del tempo, lo so che è risorsa scarsa nelle aziende, soprattutto quelle piccole e medie del food, ma del tempo per ripensarsi e pensare a delle alternative. Mettersi a tavolino, coinvolgere l'intera organizzazione e provare a dire che cosa può succedere di così strano e così sconvolgente nel prossimo futuro. Vi ricordo, giusto per darvi una misura, che nel 2019 Netflix ha messo in onda un documentario che descriveva per filo e per segno ciò che sarebbe successo con la pandemia, ciò che sarebbe accaduto col Covid mesi dopo. Quello che voglio dire è che molto spesso questi eventi inaspettati in realtà sono prevedibili se si lavora o comunque sono in qualche modo inquadrabili nel nostro radar se si dedica del tempo ad ascoltare dei segnali deboli
e se soprattutto come organizzazione, come aziende, proviamo a fare degli scenari, anche i più drammatici e critici possibili, però dobbiamo generare più alternative possibili. Seconda cosa, utilizzare il più possibile qualsiasi fonte informativa abbiamo per costruire un sistema immunitario. Pensate a come funziona un vaccino. Un vaccino è un qualche cosa che decreta, di fatto attiva una risposta immunitaria da parte del nostro sistema, qualora riconosca una minaccia, qualora riconosca l'intromissione di un agente patogeno. Ecco, le organizzazioni devono, le aziende di fatto, devono imparare a reagire a dei segnali che devono imparare a captare. Si parla sempre di artificial intelligence, big data. Io non, guardate, non sono uno di quelli che vendono le tecnologie avveniristiche. Però molto banalmente, sui social media, sui vostri siti web, su degli strumenti molto facili, c'è la possibilità di acquisire continuamente informazioni, un flusso informativo che vi può dare una visuale, una prospettiva su ciò che sta cambiando. Bisogna essere attenti in modo da reagire, proprio come un sistema immunitario che funziona bene. Terza cosa, promuovere delle sperimentazioni agili e veloci. Che cosa intendo? Vi faccio degli esempi. Ho messo qui sotto, in basso a destra, una foto di workshop che facciamo qui all'Università Ca' Foscari di Venezia. Mettersi insieme anche tra imprenditori, tra diverse aziende e provare velocemente a generare delle ipotesi su quale potrebbe essere un nuovo prodotto, quale potrebbe essere un nuovo modo di approcciare i mercati, come potremmo davvero integrare una nuova tecnologia e farla funzionare secondo le nostre logiche. Sono moltissime le sperimentazioni. Quello che credo di volervi dire è va recuperata una cultura di una sperimentazione veloce a basso costo, cioè chiaro che voi mi dite, bravo Finotto, tutti capaci di dire che dobbiamo sperimentare le nuove tecnologie, tuttavia non ci abbiamo le risorse e il tempo. Credo si possano trovare, pensate a quanto la pandemia magari ci ha fatto ridurre delle spese inutili, viaggi, conferenze, magari delle fiere a cui andavamo, ma in realtà il ritorno sull'investimento non era poi quello sperato. Ecco, ciò che siamo riusciti a risparmiare, riusciremo a risparmiare, direi di provarlo a investire in una serie di sperimentazioni costanti. L'avete capito, l'abbiamo capito tutti, è davvero difficile prevedere il futuro, è più facile continuare a sperimentare per farsi trovare pronti. E anche se sembra facile a dire, riconoscerete tutti nelle aziende delle rigidità verso questi comportamenti. Non c'è tempo, non c'è voglia, si è sempre fatto così. Su questo credo che i consorzi avranno un grandissimo e importantissimo ruolo. Ultimi due punti, molto veloci. Costruire degli ecosistemi. Vi parlo delle tecnologie che sono facili. Lo so che è spesso frustrante sentir parlare della, non so, la blockchain per la tracciabilità del food, no? Sono sempre delle cose molto avveniristiche, però poi come aziende del sistema agroalimentare medio-piccole non sappiamo davvero come mettere a terra queste tecnologie perché sono grandi, sono complesse, sono tarate su realtà gigantesche a livello multinazionale. Se c'è una cosa che queste tecnologie richiedono è intanto mettersi in filiera, perché la blockchain, se non va dal campo, dico la blockchain a caso, se non va dal campo al cliente finale ha ben poco senso. Quindi è importante integrare i sistemi delle diverse imprese. Tuttavia, chiudo, importante mettersi insieme e integrarsi tra imprese anche per dividere, condividere il rischio e i costi della sperimentazione di queste tecnologie. Questo suggerisce l'ultimo punto, queste tecnologie, i consorzi, a mio avviso, potranno aiutarci e aiutare le imprese a inquadrarle per il verso giusto. Vengono spesso vendute, vengono spesso proposte in modi, proporzioni che poco si addicono alle nostre imprese. Le imprese devono reclamare un modo diverso, una scalabilità di queste tecnologie verso le proprie specializzazioni, verso il proprio modo di operare. In questo credo che i consorzi saranno dei grandissimi intermediari col mondo dell'high tech, del software e delle piattaforme. Spero di avervi dato qualche spunto sui cambiamenti organizzativi che andranno affrontati e rimango volentieri in attesa ad ascoltarvi e a ricevere le vostre domande. Grazie, Vladi, veramente.